Bentornati amici di Fight Network Italia al terzo tutorial dedicato alle tecniche dello Shinsekai Fighting Karate. Oggi vedremo una tecnica particolare, l'Ushiro Mawashi Kerigedan. Ricordate, quella della seconda puntata, Ushiro quindi indietro, Mawashi circolare Gedan, quindi calcio circolare all'indietro, basso. Chiamato in Giappone, ribattezzato Hook Tornado, proprio per il suo grande esecutore, Andy Hook, che vinse, ricordiamo, la storica finale del K1 nel 1996. Calcio non semplice, ricordiamo che deve impattare la gamba dell'avversario con il cacato tallone. Prima la vedremo in forma base e poi sempre applicata una strategia. Anche questa tecnica non semplicissima. Ricordatevi sempre, nel momento in cui date le spalle, quindi uscire, controllate lo stato del vostro avversario, guardia alta, bassa, ha già alzato la gamba, e da lì trasformate la vostra tecnica. Come avete visto, una volta colpito, ritorno sempre dalla posizione da cui sono partito, la posizione di guardia. Non cado in avanti, perché se no potrebbe ritorcersi contro questa tecnica. Se stiamo soprattutto combattendo di K1, l'avversario, trovandoci sotto avversario, ci potrebbe tempestare di colpi. Ci vediamo nella prossima puntata. Us!